Vi presentiamo un caso relativo ad una malformazione fetale poco usuale, cui giungeremo insieme man mano che procederemo nell'esame. Abbiamo iniziato la valutazione di questo feto relativamente alla malformazione di cui andremo a parlare, partendo dalla valutazione di un normalissimo rachide e della presenza di due reni normali. Sappiamo anche che molto spesso il cuore fetale è l'organo bersaglio di tantissime sindromi malformative e o di cromosomopatie, motivo per cui ogni volta che noi riscontriamo la presenza di un'anomalia fetale è indicata l'esecuzione di un attento esame cardiaco, oltre che ovviamente un attento esame di tutta la restante anatomia fetale. Come abbiamo già detto per quanto riguarda entrambi i reni, per quanto riguarda la spina dorsale, il feto presenta una regolare anatomia cardiaca. In questo feto, che ha una biometria regolare per l'epoca, siamo intorno alla 27ª settimana, e una regolare anatomia per quanto riguarda la parte encefalica, la parte cardiaca e relativamente agli arti, abbiamo notato che durante tutta la esecuzione dell'esame, che come vedremo ci ritorneremo più volte, ma è un esame estremamente lungo che è durato circa 2 ore, non siamo riusciti ad evidenziare la vescica. Quando in un esame standard noi non individuiamo la vescica fetale, la prima cosa alla quale noi dobbiamo pensare è che sia ovviamente una vescica che in quel momento è stata svuotata dal feto. Però ci sono alcuni elementi che in questo feto in particolare, unitamente alla mancata visualizzazione della vescica, ci pone alcuni interrogativi. Abbiamo visto che l'aspetto dei genitali non ci convince del tutto, non si riesce ad identificare in maniera chiara, in maniera netta, se si tratta di un feto di sesso maschile o un feto di sesso femminile, e non riusciamo nella porzione bassa dell'addome riuscire a seguire l'integrità della parete stessa. Vedete come al di sotto, immediatamente al di sotto dell'inserzione del cordone, non si riesce a seguire l'integrità della parete addominale. È ovvio che questi due elementi, cioè la mancata visualizzazione della vescica e il sospetto che vi sia un'interruzione della continuità della parete, pone il forte sospetto che ci troviamo di fronte ad una estrofia della vescica. Tale sospetto diagnostico viene anche ulteriormente rinforzato dal fatto che non riusciamo ad identificare in maniera chiara i genitali del feto. Qui riscontriamo la presenza di quello che può apparire più verosimilmente lo scroto con all'interno i due piccoli testicoli, ricordiamo che siamo alla 27ª settimana, e questa immagine vuole essere esplicativa del fatto che quella struttura ipoecogena che vediamo lì nella pelvi fetale non è la vescica, ma è invece la porzione retto-sigmoidea. Infatti, vediamo come ci siano dei rapporti assolutamente di contiguità con la vertebra sacrale, e come l'ingresso delle due arterie ombelicali nell'addome fetale siano particolarmente ravvicinate, che confermerebbe ulteriormente l'ipotesi che lì tra le due arterie manchi proprio l'organo vescicale. Ancora una volta vedete come quella struttura ipoecogena
non sia la vescica, perché nella freccia viene indicata la sede dove normalmente avremmo dovuto trovare la nostra vescica, e vedete che posteriormente quella che è in stretta contiguità con la colonna vertebrale è il tratto terminale dell'intestino e non già la vescica. A questo punto dobbiamo pensare che questa piccola tumefazione che noi vediamo qui nella porzione più bassa della regione addominopelvica fetale rappresenti proprio la mucosa vescicale che noi sappiamo nelle estrofie risulta esposta nel liquido amniotico. Abbiamo visto anche in quella altra immagine come si confermi ancora una volta la mancanza di continuità nella porzione più bassa della parete addominale. Noi sappiamo, infatti, come nella regione della pelvi fetale, cioè in prossimità della vescica, si debba sempre osservare l'integrità della parete, cosa che normalmente avviene in un feto con un apparato urinario normale. Ancora una volta ci soffermiamo sulla valutazione potenziale dei genitali di questo feto, sapendo che in ogni caso, sia che si tratti di un feto di sesso maschile, sia che si tratti di un feto di sesso femminile, ricordiamo sempre che i genitali, nei casi di estrofia vescicale, sono sempre alterati. Abbiamo provato in questo caso ad utilizzare l'immagine in tridimensionale per verificare l'eventuale ulteriore contributo che tale metodica poteva dare, si vede questa massa, questa sporgenza nella regione addominopelvico-fetale, ma vi devo dire in tutta onestà che l'immagine non ha quella chiarezza tale da dare un reale ed assoluto contributo alle immagini relative all'estrofia vescicale. Quindi abbiamo iniziato il nostro esame mediante la valutazione della rachide fetale perché avevamo avuto il sospetto dell'estrofia e noi sappiamo che l'estrofia vescicale può far parte della cosiddetta OA syndrome in cui sono presenti delle anomalie delle vertebre, in particolare della la presenza di una scoliosi. Abbiamo visto che i reni sono perfetti, abbiamo visto che durante 2 ore di osservazione non abbiamo riscontrato la presenza della vescica, per cui formuliamo la diagnosi di estrofia della vescica. Si tratta di un quadro malformativo molto complesso, con gravità variabili, da forme semplici di epispadia fetale fino ai quadri gravissimi di estrofia della cloaca, che ha un'incidenza di circa 1 su 30.000 nati. Quindi si tratta di una malformazione estremamente rara, il cui inquadramento può essere difficile, ma soprattutto la diagnosi richiede un tempo di osservazione lunghissimo. In conclusione, volendo trarre dei messaggi dal caso che abbiamo appena visto, quali sono i punti da focalizzare? Innanzitutto che la diagnosi in utero una diagnosi estremamente complessa. Ricordiamo che nei centri migliori al mondo, nei centri di riferimento, la diagnosi prenatale di estrofia vescicale non supera il 15-20%, attestandosi in media al di sotto del 10%. Perché è così difficile? I motivi sono diversi. Innanzitutto per la rarità della patologia, dobbiamo onestamente dire che è difficile andare a pensare a una patologia che ha una prevalenza di un caso su 30.000 nati. In secondo luogo, e l'abbiamo anche visto, come sia possibile confondere, scambiare l'immagine della vescica con quella invece relativa al retto sigma. E infine, consentitemi, più che difficile, direi impossibile in tutti quei casi di estrofia vescicale in cui vi è un'estrofia di tipo parziale, cioè non vi è una completa evulsione della parete vescicale verso il sacco amniotico, ma addirittura si può notare in questi casi di estrofia parziale un riempimento, seppur non completo, del lume vescicale. In questi casi la possibilità di porre diagnosi è veramente ai limiti delle possibilità della metodica. Non dimentichiamo infine di consigliare a questi pazienti di eseguire una consulenza genetica, tenendo presente che esistono dei casi di familiarità per la patologia in oggetto.
letto, ricordando inoltre che tale tipo di patologia è più frequente non solo nei maschi rispetto alle femmine, ma anche nei casi di gravidanza gemellare, e soprattutto la consulenza del chirurgo che dovrà spiegare alla paziente le metodiche, i metodi di intervento, i tempi di intervento ed eventualmente anche i potenziali esiti in termini di funzione sia dell'apparato urinario che dell'apparato riproduttivo. Io vi ringrazio per l'attenzione.